Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi volevo parlarvi di una situazione che a breve ci toccherà un po' a tutti noi dronisti, cioè quello di avere obbligatoriamente un'assicurazione. Con l'arrivo del nuovo regolamento che entrerà in vigore già dopo l'estate è l'obbligo di avere un'assicurazione. In questo video voglio parlarvi della mia assicurazione, cioè di cosa ho fatto io per adeguarmi al nuovo regolamento e avere un'assicurazione che rientri in quelli che sono i requisiti richiesti da ENAC. Allora, quello che volevo spiegarvi è questo ragazzi, io ho sempre avuto un'assicurazione nel senso che avendo un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, cioè che magari tantissimi di voi hanno, quello sarebbe già abbastanza ragazzi, perché quello copre, diciamo nel 90% dei casi, copre anche se fate danni con un drone. Chiedete al vostro assicuratore naturalmente, io ho chiesto al mio, perché io avevo questa assicurazione con Reale Mutua. L'avevo stipulata non per il drone, ma l'avevo stipulata 6 o 7 anni fa nel caso il mio cane facesse danni a qualcuno, quando lo portavo in vacanza magari facesse danni all'appartamento che andavo ad affittare o nell'albergo dove andavo a stare, quindi per evitare problemi o situazioni diciamo antipatiche avevo preferito fare un'assicurazione diciamo che andava a coprire qualsiasi cosa venisse causata dal mio cane, dai miei figli, da me, quindi una responsabilità civile verso altre persone o cose di altre persone. In questa assicurazione rientrava anche, fortunatamente, anche se facevo un danno con il drone fino alla fine di agosto, però così come ce l'avevo era valida. Perché? Perché per ENAC diciamo che c'è un massimale che deve avere l'assicurazione per essere idonea alla copertura per i droni. Nel mio caso, l'assicurazione adesso la faccio vedere ragazzi, era questa. Il massimale era di 500.000 euro, mentre per ENAC il massimale deve essere più alto, cioè deve essere di 750.000 DSP. Cosa sono i DSP? DSP è una speciale moneta valida in tutto il mondo, che poi tradotto la sigla DSP sarebbe diritti speciali di prelievo, poi in base alla lingua che la andiamo a chiamare in francese ha un'altra sigla e via dicendo, però è valida in tutto il mondo, quindi questo tipo di valore è un valore che non è che solo diciamo ENAC richiede questo valore per la copertura assicurativa dei droni, però il tipo di valore è un valore che vale da per tutto, perché non, ovviamente questo tipo di valore non è solo per i droni, cioè il DSP, questa speciale moneta si usa per tante cose, quindi ENAC prende questo valore, cioè la quantità di DSP per la copertura dei droni, dall'articolo 7 del regolamento CE numero 785 del 2004, per intenderci questo, vedete questo è comunque quello che vi stavo dicendo e vedete che per i droni sotto i 500 kg, cioè voglio dire i nostri rientrano tranquillamente, bisogna avere una copertura minima in milioni di DSP di 0,75. Cosa vuol dire? Che la copertura minima in milioni di DSP deve essere, in questo caso, nel nostro caso, di 750.000 DSP. Quindi 750.000 DSP, quanto deve essere la copertura massimale della nostra assicurazione? Il calcolo è facile ragazzi, basta andare a prendere su Google, andare a digitare valore DSP e ci esce. Ad oggi un DSP vale 1,23 euro. Quindi ragazzi, cosa basta fare? Basta fare, aprire la calcolatrice e fare 750.000 per 1,23 uguale 922.500 euro, cioè il valore massimale della nostra assicurazione per essere valida per ENAC come copertura di droni deve avere un massimale che copra almeno 922.000 euro, ok? Quindi la mia assicurazione precedente, che fino ad oggi andava benissimo perché mi proteggeva dai danni creati dal drone, non è più idonea proprio per ENAC perché il massimale era di 500.000 euro. Questa assicurazione che costava 50 euro, e ripeto non era solo per i droni, era per tutto quello che riguarda la responsabilità civile verso terzi, quindi danni causati se io andavo con la bicicletta addosso a uno, se mio figlio andava con la bicicletta addosso a uno, cioè il cane mordeva uno, il cane danneggiava diciamo le proprietà di qualcuno, cioè
tutte queste cose erano coperte da questa assicurazione. E in più, ovviamente, il discorso droni, perché ragazzi, discorso droni a livello hobbistico e non per lavoro, questa è una cosa da precisare. Questa assicurazione, questi tipi di assicurazioni proteggono, o meglio, ci assicurano verso danni causati da droni, ma per uso hobbistico, non per lavoro. Quindi cosa ho fatto, ragazzi? Per non voler fare comunque un'assicurazione specifica per il droni, anche perché in questo momento ce n'è poche a livello hobbistico, quelle professionali costano un sacco e poi io non lo uso ad uso professionale, quelle a livello hobbistico ce n'è poche, comunque costano dai 30 euro in su. Allora cosa ho fatto? Quindi avrei dovuto aggiungere 30 euro ai 50 euro che già pagavo di questa assicurazione, che non era per i droni, che però fino adesso mi ha coperto anche per i droni. Quindi cosa ho fatto? Mi sono rivolto al mio assicuratore e ho fatto modificare il contratto, cioè il livello di copertura a livello verso terzi rimane tale e quale, però ho fatto alzare il massimale per rientrare nel massimale che vi ho fatto vedere prima. Quindi adesso il massimale è salito a 1.500.000 euro, quindi ben oltre ai 922.000 euro richiesti da ENAC. Quindi adesso con questa assicurazione posso tranquillamente volare col mio drone in totale sicurezza dal punto di vista assicurativo anche per ENAC. Quindi ragazzi, questo era solo per spiegarvi come magari già avete un'assicurazione di responsabilità civile, perché chissà quanti già ce l'hanno, che hanno stipulato questo tipo di assicurazioni per la casa, in cui hanno dentro anche responsabilità civile verso terzi, cioè veramente è un'assicurazione che comunque tantissime persone hanno, soprattutto magari chi ha figli o animali, e diciamo che magari non lo sapevano, adesso sanno che possono usare questo tipo di assicurazione. Però l'importante, ragazzi, è che diate un'occhiata al massimale, che deve essere superiore ai 922.000 euro, sennò per qualsiasi drone voi abbiate per ENAC siete comunque fuori legge, perché l'assicurazione non è valida. Una cosa ovviamente che dovete andare a guardare, che poi vabbè, quando la chiedete al vostro assicuratore, se la vostra assicurazione di questo tipo vi copre anche a livello di droni, vedete ragazzi, quello che vi dicevo io qua, allora vedete responsabilità civile per danni verso terzi, e c'è la crocetta perché è una delle opzioni, perché comunque questo tipo di assicurazioni include un sacco di opzioni, quindi in base alle necessità che uno ha seleziona quello che vuole e viene fuori la sua assicurazione, ok? E vedete qua un altro sì, è questo, vedete, vuole tutelare il suo patrimonio dai danni involontariamente provocati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamento a cose in conseguenza di fatti legati alla vita privata e di relazione, ad esempio i danni derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante all'utilizzo della bicicletta o della proprietà di animali domestici. Vedete, questo sono l'esempio di queste cose, e all'interno di questo, vedete, questi qua sono solo due esempi perché non è che potevano scrivere tutto, è proprio è la voce che interessa a noi dronisti. Se avete questa voce all'interno della vostra assicurazione, chiedete al vostro agente assicurativo e vedrete che avete all'interno anche la copertura da droni, se siete solo degli amatori o degli hobbisti, comunque che lo fate solo per passione. Però mi raccomando, una cosa che all'assicuratore non interessa, perché lui non interessa il regolamento ENAC, lui può dire, sì, anche con 500.000 euro di copertura di massimale l'assicurazione per noi è valida. Sì, è vero, è valida dal punto di vista che se fate un danno l'assicurazione vostra risponde, perché comunque avete un'assicurazione che copre fino a 500.000 euro di massimale. Però siete fuori legge per ENAC, perché non avete i massimali richiesti dal suo regolamento. Ovviamente ragazzi, per aumentare il massimale è aumentato anche il prezzo, quindi avevo 50 euro di assicurazione per 500.000 euro di massimale, portando il massimale a 1.500.000, l'assicurazione è diventata di 68 euro, quindi 18 euro in più rispetto a quello che pagavo precedentemente, però sempre meno dei 30 euro dedicati apposta per i droni, e poi fatte con assicurazioni che boh, perché assicurazioni tipo Reale Mutua o altre assicurazioni importanti non fanno, chiamiamole così, non fanno assicurazioni specifiche per droni hobbistici, le fanno solo per chi usa i droni per lavoro. Quindi andare a fare un'assicurazione magari da 30, 40 euro, 50 euro, che però avrei speso questi soldi solo per danni causati da droni, invece qua comunque una copertura più completa.
più ampia, perché tutti comunque, la maggior parte delle persone possono, hanno un figlio, hanno un animale, ma già fanno magari anche altre attività sportive, comunque possono causare danni anche non solo con i droni. Quindi con 68 euro io ho ampliato la mia assicurazione che già avevo e mi sono ritrovato un'assicurazione comunque completa, altrimenti avrei dovuto spendere 50 più 30 o 40 o 50 euro con un'assicurazione comunque boh, perché comunque queste assicurazioni di droni per hobby sono assicurazioni che vabbè, magari sono serissime, non lo so, però non sono diciamo nomi importanti nel campo delle assicurazioni, sempre per hobby sto parlando, ragazzi. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere, o meglio vi ho spiegato come ho fatto io a modificare la mia assicurazione per il nuovo regolamento che entrerà in vigore dopo l'estate, e l'assicurazione è una delle prime cose che entrerà in vigore, quindi dovete per forza adeguarvi se volete continuare a volare con i droni, anche se l'assicurazione è una cosa che io ritengo una cosa giusta, nel senso che comunque volando con droni avere un'assicurazione, cioè, è giusta sia per gli altri che per noi stessi, perché ragazzi veramente se si fanno danni o si fa male a qualcuno sono veramente rogne che vi portano via anche le mutande, mentre con un'assicurazione che ci copre ci pensa lei, paga lei e fine. Ovviamente non è che succede tutti i giorni che i droni creino chissà che danni, però l'assicurazione è una di quelle cose che secondo me ha senso nel nuovo regolamento INAC, okay? Comunque dopo l'estate dovete per forza avere un'assicurazione. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere tutto questo vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test. Ciao.